La Cina è vicina e l'arrivo sul mercato europeo di marchi e modelli cinesi è un tema dell'automotive contemporaneo, soprattutto se si parla di modelli elettrici. Uno di questi è la BYD, che al Salone di Parigi schiera un'offensiva di prodotto importante, la cui punta di diamante è la Atto 3. Stiamo parlando di una SUV compatta a trazione solo anteriore, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta al mercato europeo rispetto a quelli che sono altri modelli presenti sullo stand. La carrozzeria è piuttosto filante, le dimensioni sono di 4,45 m di lunghezza per 1,87 di larghezza e 1,61 di altezza, 2,72 m il passo. Il bagagliaio ha un volume dichiarato, una capienza dichiarata di 440 litri, il piano di carico si può regolare su diversi livelli, l'impressione è di un vano molto solido ma privo di anelli di fissaggio oppure di ganci, insomma da questo punto di vista non così versatile. Ma passiamo dentro, perché gli interni sono la parte più originale e anche più personale di quest'auto, che presenta davvero tante soluzioni di design caratteristiche. Il tunnel centrale è forse la parte più lampante, l'esempio più lampante, con questa leva del cambio di tipo un po' aeronautico, ricorda un po' la leva della plancia di un aereo, ma sono tanti i dettagli su cui ci si potrebbe soffermare, ad esempio su questi speaker collegati invece all'apertura della portiera, oppure le tasche che sono realizzate con sostanzialmente tre fili tesi, sembrano le corde di una chitarra che hanno lo scopo, suonano anche, hanno lo scopo di fermare gli oggetti. Certo, se sono piccoli rischiano di scappare fuori, ma a rubare la scena è evidentemente il monitor del sistema di infotainment da 12,8 pollici di diagonale, che qui vedete orientato in senso verticale, ma al tocco può essere anche messo orizzontale nella posizione che si preferisce. Tra l'altro lo stesso comando è presente anche sulle razze del volante. Questa soluzione ha portato ad eliminare tutti i comandi dalla plancia per concentrarli in questa zona, sostanzialmente nella console che circonda la leva del cambio. Alcuni hanno traslocato dalla loro posizione tradizionale, pensiamo ad esempio al comando dell'Hazard, risultando magari meno pratici rispetto a come siamo abituati. Toccando qua e là i materiali danno l'impressione di non essere dei più morbidi, soprattutto nella parte dell'interno porta, però obiettivamente l'impressione non è di un abitacolo cheap, anzi tutto dà l'idea di solidità e di ben fatto. È bene ricordare poi che il tetto panoramico, che ha una porzione ad apertura elettrica, è un accessorio di serie. Due parole sui dati tecnici: motore da 150 kW, 204 cavalli, l'autonomia dichiarata è di 420 km nel ciclo WLTP, la batteria è da 60,5 kWh, accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e 160 km/h come punta massima. La Atto 3 è stata anche recentemente sottoposta ai test Euro NCAP, conseguendo il massimo punteggio nei crash test, 5 stelle. La Atto 3 non arriva a Parigi da sola, si accompagna a una SUV più grande che è la Tang. 4,87 m per 1,95 m, è una 7 posti, molto spaziosa, con un variano di carico che va da un minimo di 235 litri fino ad un massimo di 1655. Si presenta con ruote veramente grandi, 22 pollici. In questo caso parliamo di un'elettrica a trazione integrale con due motori elettrici. La potenza in gioco è qui di 380 kW, cioè 517 cavalli, per uno 0-100 da 4,6 secondi. Batteria molto più grande, da 86,4
4 kWh che consente un'autonomia dichiarata di circa 400 km. L'altra proposta della BYD per il mercato europeo si chiama Han, è una berlina elettrica, anche qui parliamo di una trazione integrale con schema a due motori e dimensioni importanti, è lunga infatti pochi millimetri meno di 5 metri tondi per 1,91 m di larghezza. La potenza è la stessa della Tang, lo sprint più deciso, 0-100 in 3,9 secondi, l'autonomia garantita dalla batteria da 85,4 kWh è di circa 520 km WLTP. Delle tre LAN forse la meno tagliata per il mercato europeo, mercato che la BYD ha già raggiunto commercializzando la Tang in Norvegia. Per l'Italia invece si parla di un debutto più lontano, potrebbe essere il 2023, l'anno giusto.